Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Bene, ho scattato la foto. Ora subito in cantina per stamparla. Il babbo è da poco un generale dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte e ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticare.
È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Non male questa fotografia. La macchina funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. Thank you.
La macchina è pronta per un autoscatto. È sempre un'emozione sviluppare una foto. Non si vede nulla all'inizio. Eppure qualcosa di invisibile viene catturata sulla pellicola nera. Una sorta di fantasma. Quell'alito invisibile torna poi a svelare la realtà da cui è stato strappato. C'è chi dice che la fotografia ruba l'anima, o la cattura. Per questo si fotografavano i morti. Ormai però non lo fa quasi più nessuno. Anche se è solo una fantasia, voglio fotografare Marta. Voglio avere con me un piccolo riflesso di quella che è stata, ma devo farlo di nascosto, o penseranno che sono pazza. Questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguermi da Marta. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno. Pensavo ossessivamente a Marta e a quello che era successo. Quando improvvisamente un pensiero prese il controllo. I ricordi di quel giorno al lago erano come il ricordo di un sogno che, dopo il risveglio, si fa sempre più indefinito. Che i ricordi fossero un parto della mente? Ero stata io a fare del male a mia sorella. L'avevo sempre invidiata e ora giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Decisi di andare subito a recuperare i rullini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa, ma in fondo continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. Ma certo, la porta è chiusa a chiave, e se le chiavi non sono nella serratura, allora saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. I miei non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere. Il dubbio mi sta consumando.
Ecco il flash. Ora posso fotografare Marta, anche al buio. Roba del babbo. Mappe di guerra. Ho sentito dire che tutto si giocherà su questa nuova linea difensiva. Devo stare attenta a non svegliarli, o non mi faranno mai uscire di casa. Che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Luglio. Tutto è cambiato. Mi sento una persona diversa. Fatto. Sarebbe bello poterti avere sempre accanto con una semplice fotografia. Thank you.
Una fotografia è insieme presente e passato, come un corpo morto. Non so bene cosa spero di trovare. Forse è stupido pensare di poter catturare l'anima di chi è morto. Il suo volto non può più dirmi se quello che è accaduto è stata colpa mia. Dovevo immaginarlo. E ora non mi resta che correre a prendere i rullini al lago.
Avevo paura degli animali da piccola. Non mi avvicinavo mai da sola.
Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione.